chiedo a nome di una generazione che è la generazione nativa europea, la generazione Erasmus, che vede casa propria Roma come Parigi, come Londra, come Amsterdam, di continuare questo impegno che, dicevo prima, non è solo politico ma è culturale, è civico, è civile e che riguarda tutti noi nella quotidianità. Sull'Europa parlerà Pina, ma io credo che l'Europa, diciamo, non possiamo allontanarci dall'Europa, che ci ha garantito un benessere, ci ha consentito tempi di pace, ma l'Europa va riformata. E io credo molto negli Stati Uniti d'Europa e credo anche che la prossima legislatura debba mettere molti punti sulla difesa comune, sul terrorismo, sul tema dei diritti. Insomma, c'è da lavorare. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere rappresentati a Caserta da due europarlamentari che hanno lavorato moltissimo. Pina è una dei due e credo che, come dire, le vogliamo bene, ma non solo per questo, perché ha lavorato, perché è un'ottima politica, dobbiamo fare in modo insieme di riportarla a Bruxelles. Noi ce la metteremo tutta. Spero che vada bene. Io vorrei presentare, ma secondo me tu non hai bisogno di presentazione, perché la tua storia parla per te. Perché la tua storia parla per te. Però, anche, diciamo, per una questione di orgoglio, dico due parole. Benedetto Zoccola è stato amministratore di questa terra e ha avuto il coraggio di ribellarsi al pizzo, e per questo la camorra l'ha, tra virgolette, punito, meglio, loro pensano di averti punito, tant'è che ti hanno definito un figlio. Noi invece siamo orgogliosi di averti come figlio di questa terra e orgogliosi di averti qui oggi e che tu possa portare la tua testimonianza, che possa essere d'esempio per tutti noi. Perché io voto Pina Picirno. Io voto Pina Picirno perché Pina ormai è, diciamo, qualcosa di consolidato nel nostro territorio. Ho avuto il piacere di conoscere Pina nel 2009, quando a Mondragone, Pina ricorderai sicuramente, c'era di scena Teatri di Pietra, si parlava di legalità, di camorra, e Pina venne a Mondragone a parlare in un territorio così difficile di camorra, e alcuni notabili della mia città addirittura invitarono Pina ad andare a parlare di camorra a Teano, non a Mondragone, perché a Mondragone la camorra non c'era. Invece Pina affrontò a muso duro tutti quei notabili e li sfidò ad uno, anche con un pizzico di follia. Poi in tempi più recenti, nel 2012, quando ho purtroppo, diciamo, fatto la scelta, per fortuna ho fatto la scelta di ribellarmi alla criminalità organizzata del mio territorio, e quando tutti mi avevano sbattuto la porta in faccia, quando ero diventato ormai solo, una sera mi ritrovai Pina a casa mia insieme a tanti compagni del partito e io quella vicinanza oggi non la dimentico. Passo la parola ad una persona che ha condiviso un sacco di battaglie a partire dal movimento giovanile con Pina e che può avere anche l'onore di vantare la sua leale amicizia, Giovanni Matteo Centore. Io e Pina ci conosciamo da 20 anni, quando aveva appena finito il liceo, credo si occupasse ancora di Croce Rossa, decise di venire un giorno a Corso Trieste per cominciare il suo percorso nei giovani popolari. Quella squadra di ragazzi, quel manipolo di pazzi, come qualcuno ci definiva, cominciò a diventare protagonista anche sul piano nazionale. Ci sono dei luoghi che ci raccontano, il primo è Montesilvano. Arriviamo a Montesilvano e fummo protagonisti, quel gruppo fu protagonista. Eleggemmo la presidenza nazionale una persona che è qui, che è Stefano Graziano. Eleggemmo nell'esecutivo nazionale una persona che ci sta per raggiungere, Peppe De Lucia, oggi uno dei più brillanti e giovani leader nell'Erickson. E c'erano due ragazzi del nord, ed era bionda, e un'altra era mora, entrambi oggi siedono al Parlamento Europeo. La prima si chiama Alessia Mosca e l'altra si chiama Pina Picirno. Poi da Montesilvano di cose sono accadute,
il Partito Popolare, con lungimiranza, Lorenzo se lo ricorderà, decise di dare vita ad una storia più ampia, quella della Margherita, compiendo inizialmente una scelta sbagliata che noi giovani contestammo ad Arturo Parisi, l'idea che un partito non avesse bisogno di organizzazione giovanile. Dopo due anni di battaglia ci ritrovavamo a Rocca di Papa con Francesco Rutelli e Dario Franceschini ed è movita la costituente dei giovani della Margherita, dove per la prima volta avremmo il piacere di avere con noi Francesco Bonomano, che è da qualche parte qui vicino. Qualche mese decidemmo di celebrare il congresso costitutivo dei giovani della Margherita in un luogo non casuale, Scampia. Eravamo nel pieno della faida tra i clan. Andammo lì per dare un segnale. Da quel congresso uscimmo con Pina Picerno eletta presidente nazionale. La denominazione era cambiata, non era più segretario, il leader nazionale del movimento giovanile si chiamava presidente e fu Pina. Di Pina in quella vicenda ricordo innanzitutto la relazione, che si basava su due concetti fondamentali, che poi sono diventati il suo racconto politico: Europa e diritti. L'abbiamo declinata molte volte questa concezione della politica. Io ci aggiungo anche legalità, anche se per me la legalità è un elemento coessenziale sia l'Europa che i diritti. Prima Benedetto, noi c'eravamo a Mondragone, su quel litorale, eravamo in pochi perché, caro Stefano, una parte del partito riteneva che parlare di legalità a Mondragone fosse quasi un'offesa a quei territori. Noi c'eravamo però, c'era Pina, c'eri tu e qualcun altro. Poi mi arrivò la telefonata a febbraio del 2008, il giorno dopo Walter Veltroni presentava il candidato capolista in Campania 2, là dove era candidato Cireco De Mita, esordì di Walter Veltroni, candidiamo una ragazza di 26 anni che si chiama Pina Picerno. La cosa fu desto scandalo in mezzo alla circoscrizione, ma il risultato, spenti le reazioni. La parola adesso agli istituzionali qui presenti. Raffaele Topo, vieni per un saluto. Ringrazio per l'invito e confesso che rivoterò la Picerno, l'ho votata l'altra volta per una scelta di schieramento, perché io qualche anno in più ho iniziato l'altro giovanile un po' di anni prima. Questa volta invece, insomma, me lo dicono anche quelli dello schieramento, ma vi assicuro che la voto per scelta. Voto per scelta perché in questi anni lei ha iniziato troppo presto e quando si inizia troppo presto le invidie sono abbastanza rilevanti, perché siamo in un mondo che gira così. E però il problema è durare anche con un certo profilo, e migliorare, crescere e rappresentare una comunità che oggettivamente in questi anni si è sempre distinta per cose non tanto positive. Invece devo dire che in questa esperienza, adesso gli anni non li ricordo, passano velocemente anche per tutti, lei ha lavorato tanto, è riuscita veramente a migliorarsi anche in Europa, dove è faticosissimo starci. Io ho un caro amico che voterò anche insieme a lei, si chiama Ferrandino, dico, è una vitaccia, vi assicuro. Io in questa nuova esperienza vi racconto, siccome sono pendolare perché voglio sempre fare un appuntamento la mattina o voglio fare una cena a sera con gli amministratori, con gli amici, mi stanco. E di solito mi sveglio prestissimo, invece quando torno da Roma la sera mi sveglio alle 7, è un orario insolito, quindi andare invece su e giù per l'Europa vi assicuro che sarà molto ma molto più faticoso. Detto questo, ovviamente non è solo un voto che do a una persona, ma un voto che convintamente do ad una parte politica, perché questa è una elezione difficile, la voglia di votarci non c'è ancora. Grazie, e adesso un saluto ad un mio, tra l'altro, conterraneo, che però è uno dei deputati più produttivi. Sì. Quasi staccano vista, Piero, vieni. Quasi non va bene. No, va bene, davvero un saluto, vi ringrazio per la presenza, ringrazio Pina per l'invito. Ci ho tenuto a essere qui perché io credo che siamo davanti a un momento storico, politico molto molto delicato per il Paese e soprattutto per il Mezzogiorno. Pina è una giovane e brillante parlamentare, europarlamentare, che ha difeso in questi anni in Europa il nostro paese e soprattutto
alcuni valori importanti nei quali noi crediamo e nei quali noi ci rivediamo e ci riscontriamo tutti quanti. Io credo che, guardate, ne abbiamo davanti a noi una battaglia molto, molto serrata, che vede da due schieramenti contrapposti. Da un lato abbiamo delle forze che sono bravissime, lo dicevo prima, da un punto di vista comunicativo, sono fenomenali. Sono bravissimi, noi dobbiamo fare i complimenti, perché è difficilissimo combattere con la loro campagna pubblicitaria e propagandistica che fanno ogni volta. Sono però malati di annuncite, come noi diciamo, e malati di propaganda. Alla propaganda, al clamore mediatico, agli spot, stanno corrispondendo troppi pochi fatti. Io penso che stasera abbiamo dato uno start, un inizio a quello che è una campagna elettorale, che voglio dire a Lorenzo, che l'altra volta non c'era, a Lello, che non lo ricorda, ma in realtà siamo partiti esattamente da qui, è il motivo per cui siamo ritornati qui con Pina. Per cui io penso che anche simbolicamente il fatto che ripartiamo dallo stesso posto in cui siamo partiti 5 anni fa, dove 5 anni fa avevamo fatto un'operazione molto bella per questa terra, perché Pina in quel momento faceva il parlamentare, fu candidata capolista da Matteo Renzi al Parlamento europeo, recuperammo, diciamo, la sgambato parlamentare, e lì poi l'anno successivo ho fatto io il consigliere regionale. Quindi abbiamo fatto un lavoro di squadra in quel momento per rappresentare questa terra. Allora io penso che la cosa più importante che c'è, oltre alle ragioni che voi immaginate, perché oggi io penso che dal 79 ad oggi le elezioni europee non si è mai sentita tanto come si è sentita in questo momento, perché c'è un problema molto serio che riguarda l'Europa e il mondo in generale, un'Europa che si sposta verso destra, verso la xenofobia, l'ho detto prima Maria Rosaria, l'hanno detto tutti gli interventi. Io penso che oggi noi stiamo su quel crinale lì, cioè dobbiamo decidere se la gente va nella direzione xenofoba, razzista, o verso la posizione dei diritti. Quindi noi dobbiamo dire che questa Europa così com'è non ci va bene, la vogliamo cambiare. Ma è evidente che è importante avere l'Europa, perché immaginate un istante che cos'è l'Italia da sola, quando in realtà nel mondo ormai ci sono 4 grandi gruppi, posizioni, no? L'Oriente, la Russia, l'America, e immaginate solo l'Italia che cos'è, non è niente, cioè non riesce a decidere, non può combattere né può difendere posizioni su nulla. Ed ecco perché, soprattutto sul piano dell'economia, soprattutto dello sviluppo e del lavoro, ma soprattutto per il mezzogiorno, se noi non abbiamo rappresentanze, noi diventiamo gente che non ha più nulla. Grazie per davvero a tutti voi per essere qui. Voi lo sapete, ogni viaggio deve avere necessariamente un inizio, ogni viaggio ce l'ha. E questo viaggio che sta per cominciare, così difficile, così importante, così appassionante, non poteva che iniziare da qui, non poteva che iniziare dalla mia terra, dalla mia provincia, da tutte e da tutti voi. E allora io voglio dire innanzitutto grazie a ciascuna di voi, a ciascuno di voi. Grazie non solo per il fatto di esserci stasera, Gian Matteo, per le belle parole che avete utilizzato, su qualcuna tornerò, ma grazie perché quello che io sono diventata, quello che abbiamo fatto, il frutto di un lavoro condiviso, l'ha detto benissimo Gian Matteo, il frutto di un percorso che dura anni, nel quale ci siamo confrontati, siamo persino cresciuti insieme in qualche occasione, per cui davvero grazie a tutti e a tutti voi per esserci ancora una volta. E grazie per il fatto che ci sarete, come avete detto, perché la sfida che abbiamo di fronte, quella che sta per cominciare, è davvero più complicata e difficile di tutte quante quelle precedenti messe insieme. Noi non possiamo nascondere questa evidenza. Dalle urne si andrà a misurare anche il livello di gradimento che hanno le politiche che stanno mettendo in campo questi qua.
e che sono accomunati da una sola cosa, cari amiche e cari amici, dal fatto cioè di portare indietro l'orologio. Lo fanno sui temi economici. Nei governi di centrosinistra l'Italia cresceva, crescevano tutti gli indicatori economici, abbiamo riportato il paese dopo anni difficilissimi sulla strada giusta. Poi certo sappiamo che il lavoro doveva continuare perché non era apprezzabile il risultato di quella scelta nella quotidianità di ciascuno, però intanto il paese aveva ripreso a crescere. E ora come stiamo? Ora cosa succede? Succede che siamo in recessione? Succede che l'Italia è ferma, succede che crollano tutti gli indicatori economici e succede che per accaparrarsi qualche voto raccontano una marea di balle agli italiani, come hanno fatto per il reddito di cittadinanza. Allora lo vedete, basta andare sulla pagina Facebook del sito dell'INPS per rendersi conto con tristezza, perché io non sono contenta quando leggo quei commenti di persone disperate che scrivono che una mamma disoccupata con due figli percepirà 40 euro al mese, che scrivono che persone con figli disabili percepiranno 200 euro al mese. Io non posso non tremare di fronte alla concezione della donna che hanno questi signori, non posso non guardare con orrore al disegno che sta dietro il DDL Pillon, all'idea di utilizzare i figli come arma di ricatto per mettere i genitori gli uni contro gli altri. Non posso non guardare con sgomento a quello che si sta facendo, per esempio, sulla legittima difesa. Guardate che in tutti gli stati democratici l'utilizzo della forza deve essere prerogativa esclusiva dello Stato. E questi, pur di parlare alla rabbia, pur di parlare alla pancia, dicono armatevi e proteggetevi. Voi vi immaginate una vecchietta di 70 anni, impaurita con la pistola in mano? Siamo alla follia. Questo avviene in Italia e su questo noi dobbiamo farci trovare opposizione ferma e responsabile, all'altezza del momento gravissimo che sta attraversando il nostro paese, perché badate, il clima si fa sempre più pesante, è sempre più difficile, quindi la sfida è battere i populisti in Italia e batterli anche in Europa, batterli in Europa. Perché io vado spiegando, ormai lo faccio da settimane, lo faccio da mesi, che noi rischiamo di veder per davvero messa in discussione l'idea di Europa che abbiamo conosciuta fino a questo momento, quell'idea di Europa che avevano immaginato Ernesto Rossi, Altiero Spinelli, degli italiani, e che l'avevano immaginata, pensate un po', dalla galera, dal confino, nel 1944 viene scritto il manifesto di Ventotene e il titolo racconta già tutto: per un'Europa unita e libera. E lo scrivevano, pensate, mentre in ogni famiglia, in quasi ogni famiglia, si contavano le vittime di un conflitto che aveva insanguinato l'Europa, e immaginare che i figli delle vittime e dei carnefici potessero ritrovarsi sotto la stessa bandiera rimane la più grande intuizione politica, io credo, di tutti i tempi. Perché loro intuirono che cosa? Che il nemico non era la diversità del popolo che stava al di là della frontiera. Capirono che il nemico da combattere erano i totalitarismi, era il fascismo, era il nazismo, era il franchismo, che mettevano gli uni contro gli altri e che andavano cancellati. Pensate a quale visione, a quale lungimiranza. Certo, sono state necessarie trame diplomatiche e politiche, insomma, importanti per realizzare quel sogno, il sogno di Ventotene. Però, insomma, oggi siamo a buon punto, sono 28-27 se la Gran Bretagna uscirà, i paesi che hanno scelto di riconoscersi all'interno dell'Unione, 500 milioni le persone che circolano liberamente, insomma abbiamo fatto tanti
passi in avanti importanti. Allora voi potreste dirmi, allora Pina ci sta raccontando che l'Europa va bene così com'è? Ci stai raccontando che non c'è nulla da cambiare? Certo che no, certo che no. Io so perfettamente che questa Europa, così come l'avete vissuta, l'abbiamo vissuta, è stata percepita come un po' lontana, da sogno, si è trasformata troppo spesso in incubo burocratico, in ostacolo per governi e cittadini. Poi più spregiudicati, come quelli che abbiamo al governo, l'hanno utilizzata come ali per coprire le proprie incapacità e le proprie inadeguatezze. Però so anche che esiste una generazione, la mia, quella dei ragazzi come Maria Rosaria e quella dei ragazzi come Paolo, che si sente intimamente europea. E allora so che la distanza che noi apprezziamo, che viviamo, è la distanza che si misura tra i cittadini e non l'idea di Europa, ma tra i cittadini e le istituzioni europee, che troppo spesso, è vero, sono state assenti, lontane, distanti. Eppure qualcosa di buono è stato fatto in questi 5 anni. È stato fatto tanto, noi abbiamo approvato delle normative importanti rispetto alla tutela dell'ambiente, penso all'economia circolare, penso a tutto quello che ci consentirà di proteggerci dalla plastica, abbiamo abolito il roaming internazionale, abbiamo approvato delle normative importanti rispetto alla protezione dei dati personali, abbiamo tutelato di più i consumatori, insomma abbiamo fatto tanto e questo l'abbiamo fatto negli ultimi 5 anni, certo. C'è ancora tanto da fare, il cammino che resta da percorrere è ancora, insomma, in salita, la strada da fare è ancora tanto, però diffidate, e ve lo dico per davvero con tutta la passione che ho e con tutta la convinzione che ho, da chi vi racconta che la soluzione ai problemi che abbiamo e il fatto che le aziende chiudono a Caserta e aprono in Romania è rintanarsi nella propria piccola patria. Diffidate da chi vi racconta che la soluzione al dramma della disoccupazione giovanile o della disoccupazione adulta è rintanarsi nel proprio piccolo paese. Non è così. Voi immaginatevi l'Italia a dover competere con la Cina, che sta diventando sempre di più potenza non solo economica ma culturale. La Cina ha avviato un programma che si chiama SeaTurtle, per cui non dice ai ragazzi non andate a lavorare e a studiare all'estero, ma li paga bene per farli ritornare. Il concetto di migrazione circolare per mettere a servizio il know-how che hanno acquisito all'estero nella loro casa, a casa loro. E allora attenzione a quello che sta succedendo. La Russia, l'America di Trump, come pensiamo? Come si può pensare di poter competere con questi giganti ritornando alla nostra piccola Italietta? È un racconto che non funziona, ve ne rendete conto da soli. E allora la soluzione per quelle imprese che fanno una cosa odiosissima, io lo so perché parlo con tanti lavoratori, no? Chiudono a Caserta e aprono dove c'è una politica fiscale più vantaggiosa, nei paesi dell'ex est, insomma, che ora sono entrati nell'Unione Europea. Ma la soluzione è una politica fiscale comune, per esempio. Nessuna battaglia si vince da sola, da soli. Io ce la metterò tutta, lo sapete, mi conoscete, non mi fermerò nemmeno mezzo secondo, ma da sola non basto. Ho bisogno di ciascuna e di ciascuno di voi, ho bisogno che ciascuna e ciascuno di voi si senta candidato insieme a me. Solo così noi riusciremo per davvero a vincere ancora una volta la sfida che ci attende. Sono qui a sostenerla con grande convinzione, con grande impegno, chiedo a tutti di sostenerla. Mi ricordo quando le venne comunicato 5 anni fa la scelta del segretario di allora, di Matteo Renzi, di candidarla come capolista. Io mi ricordo anche come avvenne quella scelta. Eravamo la sera prima della presentazione delle liste in direzione. Come sempre Renzi mi chiedeva
aveva chiesto, me lo chiedeva sempre, di fare un lavoro di preparazione, di ascolto di tutte le anime del partito, di costruzione e di definizione di una proposta, di andare a sollecitare disponibilità, di comporle dentro gli equilibri che caratterizzano il partito. Io feci questo lavoro, una delle cose che solitamente so fare abbastanza bene, quella di cercare di tenere insieme tutti, e alla sera alle 10 ci vediamo a Palazzo Chigi per fare la chiusura finale, e dice: no, un ottimo lavoro, guarda, fatto bene, mi pare gli equilibri ci sono, c'è anche un rispetto della realtà territoriale, delle sensibilità che compongono il partito, eccetera eccetera, però abbiamo bisogno di fare una cosa che dia senso all'opinione pubblica italiana, che dentro queste elezioni ne vogliamo giocare anche una partita. E siccome uno dei temi che io ho sempre affrontato, dice Matteo, è quello del ruolo, del riconoscimento del ruolo delle donne dentro la politica italiana e dentro il nostro partito, cose di cui spesso abbiamo parlato ma che poco abbiamo praticato, io propongo di prendere 5 nostre donne capaci, riconosciute, insediate nelle loro realtà, con già esperienza nell'attività parlamentare o in impegni in altre istituzioni, e di metterla alla guida delle nostre liste. E mi ricordo, insomma, che Pina fu colta alla sprovvista, e devo dire anche con un po' di paura da un lato e anche con un po' di reticenza ad accettare dall'altro, e dovremmo lavorare per convincerla, per chiederle di mettersi in gioco, di mettersi in campo, di fare un'altra campagna elettorale, perché insomma non è che era quella precedente era indietro nel tempo. Quella scelta fu giusta, quell'intuizione si dimostrò un'intuizione corretta, un atto coraggioso. Oh, ve le ricordate quelle che dicevano delle 5 figurine che mettevamo? Ve lo ricordate Di Maio? Oggi sta candidando 5 donne capoliste nel Movimento 5 Stelle. Però quella strada che allora sembrava un azzardo è diventata poi una scelta corretta. E Pina, pur nella reticenza dell'accettare la candidatura, ha dimostrato 2 cose. Una, che si metteva a disposizione di quello che veniva chiesto dal partito. Dobbiamo farlo spesso. Quelli che sono impegnati nel partito sanno che ci sono delle volte in cui si pensa, ognuno di noi pensa magari a un percorso, una traiettoria, ma poi le esigenze del momento ti chiedono di fare altro, di mettere in discussione le scelte che avevi fatto, di fare altro, e lei si è messa a disposizione. E poi di aver interpretato quel ruolo. Prima nella campagna elettorale, io sono venuto spesso in quella campagna elettorale in questa regione a sostenere Pina e gli altri candidati del Partito Democratico. E poi soprattutto nel lavoro in Parlamento, al Parlamento europeo, di aver messo passione, entusiasmo, competenza, capacità, che è stata testimoniata anche dal riconoscimento che le è stato fatto, che è un riconoscimento importante, o non se ne parla, perché noi dobbiamo parlare solo delle cose in negativo che ci riguardano, ma Pina è stata riconosciuta come una delle parlamentari con la migliore performance nei settori di cui si è occupata. Un po' di orgoglio lo dobbiamo dire e lo dobbiamo testimoniare, no, per questo risultato. E l'ho fatto con passione, con capacità, mantenendo rapporti con il territorio, mantenendo rapporti con il livello nazionale, immaginando come svolgere il proprio lavoro, la propria missione dentro il Parlamento europeo in accordo con le esigenze di carattere nazionale. Allora, oggi le chiediamo di fare un'altra, di compiere un'altra avventura, di fare un'altra cavalcata come quella che è stata fatta 5 anni fa. E il fatto che sia il numero 2 della lista, anche con la nuova segreteria che aveva la possibilità appunto di scegliere capilista, il fatto che sia ancora il numero 2 della lista testimonia che c'è un apprezzamento, che c'è una valutazione positiva del lavoro che ha svolto. E io sono contento, insomma, perché per la vicinanza che abbiamo, insomma, anche dal punto di vista politico, oltre della comune militanza del partito, che quella competenza, che quella passione, che quell'entusiasmo, che quel lavoro, che quell'efficacia sia stata riconosciuta. E allora a Pina innanzitutto facciamo gli auguri per questa campagna elettorale,
Vi facciamo gli auguri per questa campagna elettorale, perché è una campagna elettorale che si svolge in un momento delicato della vita del Paese e della vita europea.